vasi sanguigni di un corpo umano. La loro superficie, 700.000 metri quadri. La loro lunghezza, più di 100.000 chilometri. 7 volte il diametro della Terra. E tutti i giorni, 100.000 battiti cardiaci per spingere e tenere in movimento il sangue che vi circola. Il sangue, in altre parole, la vita. Questo è il cuore, che pompa il sangue in tutto l'organismo. Il sangue, cioè il plasma sanguigno, e 5 milioni di globuli rossi, 700.000 globuli bianchi, 300.000 piastrine per ogni millimetro cubo. Ma attenzione, ci possono essere anche degli elementi indesiderati. Ehi, guarda là, segui. Ehi, fermi, dove andate? Per fortuna, le sentinelle dell'organismo sono allerta. Va tutto bene, tenente? Ecco i globuli rossi. E in che età, lungo col passo. Si ha ragione lui. Che cosa hai, Emo? Sembra depresso. Che hai del tuo entusiasmo? No, è normale. Trasportare la nitrile carbonica ti deprime sempre. Mi sento addosso una terribile oppressione e respiro molto male. Ma io invece sto perfettamente bene. Tu puoi dire quello che ti pare, ma io preferisco trasportare l'ossigeno perché è puro. Andiamo, vecchio mio, un po' di pazienza. Ormai manca poco ai polmoni. I polmoni sono quegli organi che raccolgono l'aria che noi respiriamo. I globuli rossi preleveranno l'ossigeno dall'aria che entra e cederanno all'aria che esce l'anidride carbonica, materiale di rifiuto delle cellule. Mi sta facendo zoletico. Non mi piace per niente quel tipo. Vattene via, bestiaccia. Mi fermo, cosa fai? Mettila nei polmoni. I nemici purtroppo sono sempre in agguato. E i globuli bianchi, in questo caso un polinucleato, aiutano i loro amici globuli rossi catturando e fagocitando, cioè ingoiando l'intruso. Purtroppo la lotta non è sempre facile e talvolta, pur riuscendo a sconfiggere l'invasore, il buon globulo bianco muore. Cioè di tutti quelli che non sono tuoi simili, ma per fortuna i nostri poliziotti hanno gli occhi bene aperti. Non c'è più niente da vedere. Tornate al lavoro. Circolare! Circolare! Non sono molto allegri questi polmoni. Fortuna che tra poco potremo fare il pieno di aria pura, di ossigeno, così tu, Emo, sarai contento. I globuli rossi si addentrano sempre di più nel polmone, fino a giungere a delle cellette, dette alveoli polmonari, in cui si raccoglie l'aria che respiriamo. Noterete come i globuli rossi carichi di ossigeno siano più chiari di quelli ricchi di anidride carbonica. Infatti, il sangue ossigenato, cioè arterioso, è più chiaro di quello venoso, che trasporta anidride carbonica. Non è meraviglioso. Questo è il sangue arterioso che, uscendo dal polmone bello carico di ossigeno, ordinatamente torna al cuore per essere poi spinto di nuovo in tutto l'organismo. Quella di noi globuli rossi. Ah, io sono d'accordo. Fare 4.000 volte al giorno lo stesso giro è piuttosto un monologo. Io lo faccio volentieri tutti i 365 giorni dell'anno e... Mi piace contraddirti, giovanotto, ma 365 giorni sono troppi anche per un tipo entusiasta come te. Nessuno di noi vive tanto a lungo. E poi trovo che ci siano anche dei lati positivi. Oh, deve essere buono. Oh. Avanti, muoversi, circolare. Oh, mi deve scusare, sono una gente, io non l'avevo vista. Attenzione, carenza momentanea di zuccheri. Avanti.
avviso per le cellule. Carenza di zuccheri. Mandateci delle riserve. Sono stata io a scatenarli. Ma cosa dice, Giochina? È una condizione generale di tutto questo settore. Carenza di zuccheri. Mandare riserve. Stop. Sono incredibili, questi giovani non sanno cosa sia la previdenza e non hanno nessuna organizzazione. Noi ai nostri tempi sapevamo arrangiarci. Comunque, vediamo. Maestro, chiama il magazzino. Magazzino, rispondete. Mandate subito riserve di zuccheri. Il magazzino è l'apparato del Golgi che in caso di necessità, come avete sentito, libera gli zuccheri nel sangue che li porterà dove ce n'è bisogno. Continuano invece a lavorare con grande entusiasmo. Ma non sempre il loro lavoro è sufficiente, perché l'anidride carbonica eliminata può essere troppa anche per chi lavora con tanta buona volontà. Attenzione, accumulo di anidride carbonica. Ordine di accelerare la respirazione. Respirando più in fretta, introduciamo più ossigeno ed eliminiamo più velocemente l'anidride carbonica. Nulla va, coraggio. Arriviamo in fretta al polmone e liberiamoci di queste porcherie. Ma sta per succedere qualcosa. Adesso, guarda. Un intruso. Ma per fortuna le guardie sono allerta. Ed ora attenzione, guardiamo cosa sta per succedere ad uno di questi bambini che ora giocano nel campo. E i virus invadono sempre più cellule. Perché lo fanno? Hanno bisogno dei laboratori delle cellule invase, cioè dei ribosomi.